ricevuto una richiesta da parte del consigliere Borroni in riferimento a un'interpellanza, quindi do la parola al consigliere Borroni per un breve intervento rispetto alla richiesta che ha fatto, poi diamo una breve risposta rispetto a quello che ha. Sì, io credo che nell'interpellanza ci sia tutto quello che si voleva dire, per cui io leggerò l'interpellanza e attenderò la risposta, quindi non porto via tempo al Consiglio. Interpellanza. Egregio signor Sindaco, il 25 luglio ultimo scorso è stata consegnata agli uffici di questo Comune una petizione pubblica concernente modifiche alla viabilità richieste da 312 cittadini. Sono abbondantemente trascorsi i tempi indicati nell'articolo 20 dello Statuto per l'esame della richiesta. Vorremmo conoscere i motivi di tale inattività e di suoi intendimenti in merito. L'articolo 20 dello Statuto recita: iniziative e proposte popolari. 1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte di deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti, sia singoli che associati, diretti a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. 2. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 30 giorni dalla ricezione in segreteria da un'apposita commissione del Consiglio Comunale. 3. La Giunta o il Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, dovranno pronunciarsi con atto motivato sulle predette istanze, petizioni o proposte entro 60 giorni dalla loro presentazione. Trascorso inutilmente tale termine, il cittadino o la forma associativa istante o proponente potrà rivolgersi agli organi preposti per far valere i propri diritti. Grazie molto. Do la parola all'assessore Toniani per competenza della giustizia. Allora, devo fare una cronistoria perché l'interpellanza arriva il 25 di luglio e contiene sostanzialmente argomenti relativi al PGTU, l'adottando PGTU, cioè la viabilità sia di Dalla Scaloriano che della generale di Accocci, che già erano stati discussi in una commissione urbanistica. Il 27, tra l'altro, è stato adottato il PGTU dalla Giunta. Dopodiché l'attesa era di avere delle osservazioni nell'ambito del PGTU, quindi delle osservazioni all'interno dei 60 giorni, meglio dei 30 di deposito, più 30 di osservazioni relative al PGTU, perché molti degli argomenti che sono inseriti in questa mozione sono proprio discussi e trattati nel PGTU. Queste osservazioni non sono arrivate, tant'è che il PGTU, diciamo così, formalmente potrebbe andare in approvazione così com'è, ma io per primo, di fronte anche alla mozione ricevuta, ritengo che sia opportuno ridiscutere, anche se molti degli argomenti importanti, ripeto, sono già stati trattati durante la prima commissione urbanistica, o meglio, le commissioni urbanistiche precedenti all'adozione del PGTU. Ritengo che sia importante dover avere un altro momento di confronto su questi temi e sul PGTU in generale prima dell'approvazione. Quindi, come vedete, il PGTU non è oggi in consiglio di approvazione, per problemi di organizzazione veramente pratici non siamo riusciti a inviare una commissione urbanistica fino ad oggi, ma la vedremo assolutamente molto nel brevissimo tempo, in modo tale che questi argomenti possano essere discussi da un tavolo soprattutto tecnico, perché sono argomenti davvero molto tecnici, si parla di sessioni in un senso piuttosto che nell'altro, e quindi credo che a questo punto un passaggio in commissione urbanistica in cui si possa riprendere punto per punto gli argomenti dell'interpellanza e discuterli insieme, eventualmente anche proponendo delle modifiche a quello che è il PGTU fino ad oggi sfidato, credo che sia la situazione più opportuna. Pertanto ritengo che la discussione in consiglio sicuramente vada fatta, possibilmente dopo la commissione urbanistica, in cui si possano affrontare questi temi in maniera molto dettagliata e in maniera anche tecnica. Quindi questa è la motivazione per cui ancora non sono stati trattati questi argomenti, perché li rimando a una commissione urbanistica dedicata.
io invito gli assessori e gli uffici a rispettare i tempi e le modalità, altrimenti, come dire, abbiamo un problema.